Ciao amici, oggi prepariamo coniglio in salmì. Andiamo a vedere la preparazione. Per questa preparazione ci occorre mezzo coniglio, un buon barbera rosso, delle bacche di ginepro, dei granelli di pepe, due spicchi d'aglio, due o tre foglioline d'alloro, delle foglie di salvia, un rametto di rosmarino, cipolla, sedano, carote e del timo. Per questa preparazione occorre fare la maceratura. Conviene tenerla due o tre giorni in macerazione. Più la si lascia macerare, più assume un gusto forte. Diciamo che io lo terrò una notte e un giorno perché ci piace un attimino più leggera. Prepariamo intanto le verdure che serviranno per la macerazione del nostro salmì. Quindi cominciamo a tagliare le cipolle, le taglieremo a pezzi abbastanza grossi e andiamo ad unirle al coniglio. Tagliamo il nostro sedano, anche lui grossolano. Tagliamo le carote. Tutte queste verdure, una volta macerate con il loro liquido, potremo o adoperarle ancora per la cottura oppure le rinnoviamo con delle nuove verdurine. Uniamo il rosmarino, le foglie di salvia, le foglie dell'alloro, l'aglio che andiamo a tagliare a metà, le bacche di ginepro, qualche granello di pepe, un po' di timo e alla fine il barbera che dovrà andare a coprire tutta la preparazione. Ed ecco qui pronto il nostro coniglio che sta macerando. Adesso lo copriremo con della carta argentata e, come detto prima, lo lasceremo riposare una notte e un giorno. Ecco che ho coperto il contenitore con il nostro salmì e il vino. Ricordiamoci ogni tanto di andare a dare una girata ai pezzi di coniglio. Ogni tanto daremo una mescolata al coniglio e alle erbe. Finita la marinatura, andremo a togliere i pezzi di coniglio dall'interno e li metteremo in una scolapasta a scolare. Asciughiamo per bene i nostri pezzi di coniglio, prepariamo il tegame per la rosolatura. La ricetta prevede l'utilizzo di olio extravergine di oliva, noi a causa di intolleranze adoperiamo della margarina e dell'olio di semi di girasole. L'olio è caldo, andiamo a immettere la cipolla. Possiamo aggiungere ora il coniglio. E lo faremo rosolare delicatamente. La rosolatura procede molto bene. Tra poco andremo a inserire anche la marinata. Adesso possiamo unire la marinata. La marinata ha ripreso il bollore, adesso lo lasciamo evaporare. Ogni tanto daremo una girata al nostro coniglio. Ora infariniamo il tutto con un piccolo setaccio, in modo da non lasciare grumi. Ora togliamo il coniglio dalla pentola e andiamo a frullare tutte le verdure. Rimettiamo la pentola sul fuoco e reinseriamo il coniglio. Uniamo la marinata che abbiamo frullato e lasciamo cuocere ancora una decina di minuti.
il coniglio è pronto, possiamo andare ad impiattare.